Allora, come si chiama lei? De Fazio. De Fazio. Regionalità, per cortesia, la signorina. Francesco De Fazio, nato a Serrata il 30 maggio 32. Scusi Presidente, allora può entrare... Direttore dell'Istituto di Medicina dell'Università di Modena. Ma io, se si è d'accordo, le può stare, se non la parla, non c'è, se c'è opposizione va fuori. Io le ritengo fuori. Per una questione di carattere pratico, per evitare poi di rifare sempre le stesse domande. Lo so, però, d'altra parte... Allora, niente, può fuori il professor Bruno. Scusi, continui lei per cortesia. Sì. Salvatore Luberto, nato a Cosenza il 12/2/1939, domiciliato a Modena presso l'Istituto di Medicina Legale. Giovanni Beduschi, nato a Casal Maggiore, 8/8/1950, domiciliato a Modena presso l'Istituto di Medicina Legale. Ivan Galliani, nato a Carpi, provincia di Modena, il 20 gennaio 46, domiciliato a Modena presso l'Istituto di Medicina Legale. Giovanni Pierini, nato a Firenze il 24 giugno 50, domiciliato a Bologna, medicina legale. Allora, questa sia la formula dei peritti. Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere il mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni militari. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni militari. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali. Ecco, il microfono tenga uno e poi me lo passate, secondo le... L'esame è stato chiesto dalla parte della difesa, dell'imputato Vanni. Prego, avvocato Filastoff. Grazie Presidente. Ecco, io mi rivolgo generalmente a tutti voi. In particolare il professor De Fazio, che sostanzialmente è, come dire, il coordinatore dell'equipe di studio. E la prima domanda riguarda i termini ed i limiti della loro indagine, vale a dire se prima di tutto si è trattato un'indagine di tipo analitico oppure sintetico e quale fosse in particolare lo scopo di queste due analisi da voi svolte prima che qualsiasi persona venisse imputata in qualsiasi processo, cioè nel momento in cui gli inquirenti navigavano nel buio, e ecco che cosa vi venne chiesto, qual era lo scopo e il tipo di metodologia a seguire.
Questo è la mia domanda. Posso rispondere, signor Presidente? Sì, chi risponde deve dare prima il nome per la fine della trascrizione. Bene. Sì, De Fazio. L'indagine che è stata chiesta dalla Procura dei Pubblici di Firenze rappresentava nel panorama per l'Italia italiano la prima indagine di questo genere, non soltanto nel tipo di delitti per i quali si parlava, ma in genere in campo medico-legale. Cioè si trattava di un'indagine volta a risalire, così l'abbiamo teorizzata allora insieme ai magistrati che ci hanno dato l'incarico, dalla tipologia delle vittime alla possibile tipologia dell'autore. Quindi un'indagine dell'autore o degli autori. Quindi un'indagine di tipo criminalistico. Però di tipo criminalistico è esattamente all'opposto di quella che è la concezione della criminalistica, per cui si raccolgono tracce e poi attraverso la traccia addebita questa traccia, non so, si raccoglie una traccia ai fini della ricerca del DNA e si addebita questa traccia poi a questo o quell'altro autore. Qui si trattava invece di fare un esame accurato della tipologia delle vittime. Tipologia delle vittime significa a un certo punto tipologia personologica, tipologia ambientale. E un esame accurato correlato a questo primo esame delle situazioni in cui le vittime sono state uccise, delle modalità con cui le vittime sono state uccise e di tutti gli elementi che potessero rinviare ad una valutazione tipologica. E quando si dice tipologica significa non il signor tal dei tali, significa risalire dalla tipologia delle vittime alla tipologia dei possibili autori, cioè dei possibili autori nel senso non che debbano essere per forza multipli gli autori, ma nel senso che è un range piuttosto allargato nell'ambito del quale range andava ricercato l'autore. Tant'è vero che poi correlativamente all'attività peritale da noi svolta mi risulta, anche se non siamo entrati noi in questo tipo di... che è stato istituito un apposito ufficio presso la questura di Firenze, presso la Polizia, che cercava di raccogliere elementi tipologici relativi a possibili autori per creare dei raffronti, per creare cioè un raggio molto ampio nell'ambito del quale pescare e cercare i possibili autori. Scusi, professore, mi avevo dimenticato, volete essere presa la telecamera o no? Come? Volete essere presa la telecamera o no? Avete difficoltà? Assolutamente indifferente, cioè non ho nessuna difficoltà. Prego. Ecco, come dicevo prima, quindi lo scopo, esatto dire che lo scopo di questo vostro impegno peritale aveva a che fare con le indagini, vale a dire voi siete stati interpellati di delineare queste tipologie, queste tipologie, probabili tipologie, allo scopo di consentire a coloro che facevano le indagini di restringere il campo della loro ricerca. Esatto questo? Sì. Benissimo. Quindi voi eravate ben consapevoli, nel momento, ovviamente, nel momento in cui svolgevate questa indagine, che le vostre deduzioni, le vostre analisi avrebbero in qualche modo condizionato l'indagine. Condizionato l'impostazione. L'impostazione dell'indagine. Sì. Ma più che condizionato, non mi sta bene condizionato, avvocato, più che condizionato avrebbero praticamente concorso ad orientare l'indagine nell'ambito di un'impostazione in cui il responsabile indagine del pubblico ministero è l'operatore della polizia. Ma certamente. Infatti la parola era sbagliata. Ora io le chiedo, nelle vostre intenzioni, la comparazione dei dati obiettivi, perché voi a questo lavoro avete fatto prima di tutto attraverso una comparazione dei dati obiettivi di cui disponevate. Esatto. No, comparazione non è, comparazione significa comparare una persona
ad una determinata altezza ad un altro campione. Noi non abbiamo fatto una comparazione, noi abbiamo evinto degli elementi del nostro scopo era evincere elementi di giudizio dalla valutazione delle variabili alle quali ho fatto prima accenno, le vittime, le modalità d'uccisione, i luoghi, le cadenze temporali e via di seguito, per delineare possibili figure tipologiche di autori. Sì, certo, forse anche qui il termine non è esatto. Volevo dire che il vostro primo impegno è stato quello non tanto di analizzare delitto per delitto singolarmente. Fare questo, evidentemente, nucleare da ogni delitto delle componenti evidentemente certo, importanti, e poi metterle in rapporto con gli altri. Poi vedere quali erano le variazioni fra le similitudini, e anche l'eventuale evoluzione nel tempo del modus operandi, cioè nelle ipotesi, abbiamo tenuto sempre presente ipotesi di possibili più autori e ipotesi di un autore, poi abbiamo anche espresso le nostre opzioni finali su questo tipo di impostazione, però nel svolgere le indagini abbiamo tenuto questo parametro, e questo parametro ci serviva poi anche per stabilire un'eventuale evoluzione del modus operandi di un eventuale unico autore. Benissimo, ecco, e da questo punto di vista, questo lo avete detto ora, non ricordo se durante l'esame dibattimentale oppure in una delle relazioni, voi avete detto che dopo la valutazione delle singole azioni omicidiarie, le connessioni, il fatto di aver rilevato da parte vostra delle connessioni nel senso di affinità fra l'una e l'altra azione micidiaria, questa vostra valutazione aveva validità di strumento di prova. Abbiamo detto noi? Sì. Che avesse validità di strumento di prova? Sì. Cioè, dicendo, quando voi avete riscontrato, per esempio, voi avete fatto una valutazione anche di tipo elettronico delle escissioni riguardanti la parte pubblica di quattro ragazze, e fatta questa valutazione voi avete esaminato i singoli casi e dopodiché avete riscontrato l'esistenza di determinate affinità, riscontrato proprio materialmente, ecco, attraverso, poi lo vedremo meglio questo aspetto, attraverso l'esame grafico ed elettronico delle ferite, quando voi dite in quel caso, ricavate determinate conclusioni da questo esame connesso, comparato di queste diverse escissioni, secondo voi questa vostra valutazione, mi pare l'abbiate già detto, anzi l'avete già detto, ha validità di strumento, di prova, di fonte di prova, oppure no? Questo è il discorso. Avvocato, lei mi metti in imbarazzo, perché la perizia si qualifica come mezzo di prova e una perizia ci è stata data. Questo però è un discorso di tipo giuridico procedurale che non interessa me, medico legale. Quindi la perizia si qualifica in ambito legale, ma questa perizia in particolare, essendo una perizia che era volta a risalire dalla tipologia dei reati alla tipologia del o degli autori, evidentemente è una perizia particolare nel cui contesto le singole attività svolte, compresa quella alla quale lei fa riferimento e sulla quale tornerò specificamente, rappresentano dei tasselli di attività svolte in funzione della soluzione del quesito al quale abbiamo fatto riferimento, risalire dalla tipologia dei viti alla tipologia d'autore.
Quindi se lei praticamente chiede una qualificazione della perizia sul piano giuridico procedurale, non ha bisogno di chiedere a me, lo chiede a se stesso, al Presidente, al Pubblico Ministero, perché se chiede però se realmente le attività da noi svolte in questa perizia hanno valori di prove, allora io le devo dire, secondo buonsenso, che no, sono elementi valutativi che si raccolgono in funzione di predizioni, perché la nostra è una perizia che serviva praticamente a valutare, in funzione dei delitti commessi e anche delle ipotesi della prevenzione di ulteriori delitti, se si trattava di più autori o di un autore e le tipologie di questo autore. Noi poi, peraltro, venendo nel merito, non abbiamo fatto questa valutazione che è l'analisi elettronica di immagine sui reperti che abbiamo di fatto di volta in volta accertato, perché non abbiamo fatto noi le autopsie dei singoli casi, e peraltro soltanto nell'ultimo caso l'autopsia non è stata affidata né a me né ai miei collaboratori, ma io ho partecipato, ho visto l'esecuzione dell'autopsia, ma negli altri casi non ce ne eravamo nemmeno. Quindi le indagini sono state fatte su un piano, per così dire, virtuale. Noi abbiamo preso una delle indagini abbastanza importante per i nostri fini, riguardava prendere persone, un gruppo di 20 persone, tra cui pochissimi addetti che svolgevano autopsie, quindi in grado di tagliare, che avevano determinata tecnica nel tagliare, e gli abbiamo fatto fare dei tagli a queste persone. Poi abbiamo esaminato queste immagini e abbiamo evinto l'uovo di Colombo, l'acqua fresca, cioè che ognuno di noi agisce alla propria psicomotricità in un determinato modo. Io taglio la bistecca, probabilmente fin quando non mi ammalo, fin quando non ho alterazioni anche di tipo neurologiche, fin quando non mi trema la mano, allo stesso modo. Un altro lo taglio con un altro angolo di incidenza. È chiaro che se mi si avverte o se mi si dice ma tutta io posso benissimo variare le modalità di taglio, però ognuno di noi ha una motricità per cui esegue, tranne alterazioni patologiche, allo stesso modo. E allora abbiamo sperimentalmente visto che esistono modalità di tagliare abbastanza, e siamo andati a vedere le fotografie che sono state svolte di volta in volta dalla polizia, peraltro con obiettivi diversi, con macchine fotografiche diverse, con incidenze diverse, mentre se nell'ambito di indagini seriali sarebbe stato opportuno un certo tipo di tipologia unitaria di visione. Abbiamo preso queste fotografie e allora abbiamo evinto, quindi si tratta di una prova, stabilisca lei se è prova o se non è prova, abbiamo evinto che praticamente nella serie di lesioni che le vittime presentavano sussistevano caratteri tali da consentire di ipotizzare che si trattasse di una stessa mano. Se questa è prova o meno non me lo chiedo, certo, perché non lo so. Ma io mi riferivo a questa espressione che ho usato per chiarire un punto di vista, che è questi vostri elaborati, sia i due elaborati scritti, il primo che arriva fino al 94, all'omicidio dell'84, e l'altro che comprende invece l'omicidio del settembre dell'85, sia il vostro esame in sede di dibattimento nel corso del processo Pacciani comprende, grosso modo direi, due ordini di valutazioni e contemporaneamente di problemi. Cioè, il primo è un principio di carattere analitico, in cui voi analizzate, vedete da vicino e contemporaneamente tentate delle connessioni
rispetto ai dati obiettivi così come evidentemente vengono forniti attraverso foto, attraverso rapporti, relazioni e tutto il resto. E questo aspetto, come dicevo prima, analitico, ha una sua validità. Quale sia e come debba definirsi sul piano giuridico, se valore di prova oppure no, questo è un altro discorso. Mentre diverso è il piano successivo, cioè a dire, molto più ipotetico evidentemente, in cui voi, partendo da quell'analisi, proponete una serie di rilievi anche per esempio in punto di dinamica psicologica. È corretto questo discorso? Ma c'è via di questo diverso, duplice aspetto del vostro, direi per me, fondamentale sì. Impegno analitico e d'altro genere. Sì, sostanzialmente sì, dinamica psicologica forse un termine generico, ciò che ha guidato la nostra indagine è stato da parte nostra un impegno molto valido, non valido, non ha importanza, ma certamente molto approfondito, di valutazione criminogenetica e criminodinamica, che significa a un certo punto valutare, dopo aver fatto un'analisi di dati, quello che lei chiama analisi di dati, o un'analisi di elementi che riguardavano dati raccolti da altri in situazioni diverse, e abbiamo creato una sintesi di tipo criminogenetico e criminodinamico. Tanto per fare un esempio, no? È solo per fare un esempio. Evidentemente nella tipologia dei cosiddetti serial killer, con i quali si intende alludere a reati di tipo sessuale, diversamente tutti i reati di mafia sarebbero reati di serial killer, perché un mafioso da mafia 30 o 40 senza risparmio di energie, esistono situazioni in cui anzi la maggior parte di situazioni in cui la persona che uccide uccide dove capita e quando capita, per strada, nell'ascensore, nella viuzza, e non situazioni come in questo caso che hanno un loro significato stabile, cioè situazioni di coppia, uccide sempre persone in coppia, uccide sempre persone appartate in luoghi con una macchina, uccide sempre persone che si stanno accoppiando stanno, o perlomeno sono i preliminari di un accoppiamento, e già questo è una variabile molto importante rispetto alla ordinaria estrinsecazione di diritti in serie di un uomo nei riguardi di una donna o di più uomini nei riguardi di una donna. Quindi una posizione criminogenetica e criminodinamica. Certo. Comunque il vostro primo obiettivo nell'ambito di questa intelligenza è stato quello di identificare quella che io definisco, ma anche voi pare definite qualche volta in questo modo, come dinamica materiale dei delitti. No, dinamica materiale e dinamica psicologica dei delitti. Cioè parlando del primo obiettivo. Sì, dinamica materiale. Dinamica materiale. E questo voi l'avete fatto applicando piuttosto un metodo analitico che non sintetico. Sì. Beh, tutte le valutazioni hanno una fase analitica e poi sintetica, per forza. Certo. No, io sottolineavo questo aspetto dell'analisi perché è un aspetto che proprio lei, professore, aveva nell'ambito del suo esame nel corso del processo Pacciani sottolineato proprio rispondendo a certe notizie di stampa che attribuivano alla vostra equipe il fatto di aver creato un identikit, e lei giustamente c'era davvero nulla, il nostro obiettivo era affatto questo, sì. Identikit, ma è stato prima di tutto questo impegno. No, questo è vero. No, questo è vero, perché l'identikit significa a un certo punto esattamente il contrario, sì. Cioè noi qui dentro testimoniamo che abbiamo visto un uomo che è uscito, che aveva la barba bianca, le sopracciglia folte, cioè l'identikit è esattamente il contrario. Questa è una predizione, quella lì invece è una memorizzazione di dati in funzione di aiutare la polizia a scoprire. Quindi
il termine etichetta, come tanti altri termini, sono stati usati dalla stampa impropriamente in questo caso. Benissimo. Ora, se fosse fatta questa premessa, diciamo così, metodologica e di impostazione generale del vostro lavoro, io vi chiedo di sinteticamente indicare quelli che l'ha già fatto il professore, così en passant, non su domanda specifica, quelli che secondo voi sono gli aspetti comuni di questi delitti, cominciando dal 1968, cioè a dire se è identificabile una serialità, nel senso di esistenza di elementi di carattere comune di questi delitti, dei delitti di cui ci occupiamo, la Corte per la Verità si occupa di una parte di essi, vale a dire qui cominciamo ad occuparci di questi delitti a partire dall'ottobre del 1981 arrivando fino all'85. Cioè devi chiedere dall'inizio, dal 68 in poi. Ecco, invece io voglio sapere se dal 68 in poi, fin dal 68 è ravvisabile, sono ravvisabili degli elementi comuni in tutti questi delitti che comprendo appunto 68, 74, 81 numero 1 e poi 81 numero 2 eccetera. Ecco. Beh, noi abbiamo utilizzato un sistema elementare, abbiamo esaminato le caratteristiche comuni e differenziali fra i vari delitti e queste analisi dei singoli episodi delittuosi ha tenuto conto nella sottoipotesi del fatto che si potesse trattare di una sola persona della possibilità di evoluzione del modus operandi. Ora cominciamo con delle osservazioni elementari. La stessa arma, proiettili provenienti dalle identiche partite di proiettili, è chiaro che sono dati che noi abbiamo acquisito perché c'erano gli atti. E praticamente le stesse condizioni ambientali e le stesse situazioni e situazionali. Questo è molto importante, abbiamo fatto, non abbiamo presentato perché è stato un nostro brogliaccio di lavoro, ma ce l'abbiamo qua con noi, credo che l'abbiamo portato, abbiamo fatto un librone molto più grosso di questo, di un'analisi comparativa di tutti i delitti seriali di cui alla letteratura internazionale tedesca in particolare, perché poi gli italiani non c'era niente, e abbiamo visto come il serial killer operava nelle condizioni in cui gli si creava l'occasione, non è che operava e opera nelle anche se andiamo a vedere i casi successivi a questo, i casi americani, l'anno scorso abbiamo avuto un collega americano che ha fatto un corso nel nostro istituto sul relativamente alle esperienze americane in questo settore, allora il serial killer opera, uccide dove gli capita di uccidere. Qui invece abbiamo le stesse condizioni ambientali e situazionali. E poi siamo passati. E per esempio, esplicitando, professore, c'è le fasi lunari. Sono elementi non di rilievo medico legale e criminologico, sono elementi di base comune che hanno un loro significato. Ma esplicitando queste condizioni comuni riguardano che cosa? La fase lunare, per esempio, no? No, riguardano la condizione di luminosità, e la collocazione geografica, così. Ma le circostanze, cioè soprattutto riguardano il fatto singolare di questo delitto, di questa serie di delitti, è che l'uccisione della donna avviene quando la donna è in coppia, in fase di accoppiamento. Questa è la singolarità, perché se io ho per realizzo delitti sessuali come equivalenti sadici di atti sessuali, li realizzo dove mi capita e quando mi capita, anche in ascensore, insomma, per dire certo. Una. Quindi qua c'era una serie di cose che orientavano già in un determinato modo. Beh, non c'era poi manco bisogno della perizia, questo è stato percepito dalla polizia, dagli inquirenti, nel momento in cui è stata disposta la perizia. Cosa c'è? Una scheda che riassume tutti quei dati. Ecco, vuoi illustrare la scheda? No, io non l'ho letto. Allora,
Dicevo, c'è tutta una serie di elementi di base. Poi cominciamo con le scissioni. Per quanto riguarda le scissioni di parte delle regioni genitali, questo c'è a danno di 3 vittime nell'ambito dei diritti che sono realizzati dal 68 all'84. 4, professore. No, dall'ambito del 68 all'84 c'era... Fino all'84 sì, stiamo ragione. Guardando la prima perizia, non è che mi ricordi le perizie, che le segui, che le segua. E poi abbiamo guardato le caratteristiche tecniche di produzione delle lesioni, tenuto conto della possibile evoluzione del modus operandi del soggetto. E, per esempio, nel caso... Nell'ultimo episodio 84, caso Lontini, viene attuata una estensione dell'escissione pubblica che è sostanzialmente simile a quella effettuata nell'81 nel caso Linuccio. E quindi abbiamo nell'81 una escissione pubblica che diventa più vasta nel caso Cambi, che diventa ancora più estesa nel caso Lontini. Cioè c'è uno stesso tipo di tecnica, una stessa sede, una stessa probabilmente motivazione nella scissione, motivazione che poi in seguito potremo approfondire, ma con tecniche che possono minimamente variare e migliorare, perché c'è una tecnica che migliora da parte di chi delinque o da parte di chiunque fa una cosa pratica. Quindi si coglie praticamente più o meno una stessa mano con evoluzioni del modus operandi. Lo stesso riguarda l'uso della pistola, perché evidentemente chi ha cominciato a sparare non aveva una condizione sicura del potere d'arresto della sua pistola, tanto che sceglie inizialmente come bersaglio preferenziale il torace della vittima. Poi, questo nel 74. Sì, adesso io analiticamente, se vuole, andiamo a guardare caso per caso. No, ma io sto guardando, sì. Poi dall'81 in poi comincia a sparare preferibilmente al capo. Tanto è vero che nel 74 è costretto a finire la vittima con l'arma bianca. Con l'arma bianca. E praticamente in 2 episodi che seguono al 74 c'è l'uso dell'arma bianca. Ora fermiamoci un attimo all'uso dell'arma da fuoco. L'uso dell'arma da fuoco, secondo la nostra esperienza, che la mia esperienza medico-legale e anche quella del professor Beduschi, che non riguarda questa casistica qua, perché questo è un collegio composto da persone che si interessano di criminologia, ma che, alcune delle quali, Beduschi e me, si occupano particolarmente anche di attività necroscopica, quindi su cadaveri e Pierini tossicologica e laboratorio, e invece Roberto e Gagliani criminologi. Ora voglio dire questo, in questa valutazione dell'uso dell'arma da fuoco, da questa valutazione scaturisce, in rapporto alla nostra esperienza di casi diversi, che si tratta di un soggetto non espertissimo all'inizio, tutto più dedito al tiro occasionale, con discrete doti naturali di tiro, ma non con l'esperienza consumata, non è che però a furia di fare delitti diventa capace di valutare bene le potenzialità della propria arma. Tanto per esempio da sparare ai 2 giovani tedeschi nell'83 attraverso la lamiera della carrozzeria del furgone, conseguendo effettivamente l'intento. Quindi c'è un miglioramento del modo superato, questo non deve meravigliare. C'è anche un miglioramento nella donna che si sposa e comincia a cucinare e fa l'omelette bene 3 mesi dopo. Qualche volta no. Quindi voglio dire, però un tentativo di miglioramento c'è. Forse l'esempio è No, è un po' maschilista, quindi lo ritiro. Non political correct. Sì, non political correct.
E per l'arma bianca, indubbiamente il soggetto si rivela sin dall'inizio dell'uso dell'arma bianca più esperto nell'uso. Più, che significa più esperto nell'uso? Cioè praticamente spara un po' così e invece incide non a casaccio. Però abbiamo in alcuni casi, anzitutto un uso in un caso dell'arma bianca per finire la vittima che non si decideva a morire. Poi abbiamo in alcuni casi dei tagli di prova e in casi successivi invece dei tagli mirati alla produzione del feticcio dell'oggetto che doveva portare via. Anche qui quindi c'è una evoluzione, non tanto nell'apprendimento dell'uso del coltello, tanto nel prodotto che il coltello doveva fornire e che era il feticcio. Basta, io mi fermerei qua. Benissimo. Ecco, aggiungerei, voi l'avete aggiunta, a queste valutazioni circa le connessioni e le affinità fra i vari delitti, anche determinate scelte, come per esempio appunto quella della fase lunare, sono sempre giorni di notti di novilunio o di ultimo quarto di luna, giorni prefestivi sempre, salvo un caso in cui però il giorno successivo era previsto uno sciopero generale. La scelta dei luoghi, che corrisponde più o meno, la scelta dei luoghi corrisponde a delle caratteristiche quasi sempre molto simili: strada abbastanza vicina, spiazzi direi quasi sempre piuttosto aperti, raramente chiusi, cioè dire non siamo dentro a un macchione, siamo sempre in condizioni di una certa apertura. E poi alla fine quella che voi avete definito ritualità di queste lesioni. Esatto questo. Benissimo. Ora, volendo ecco, io però da questo punto di vista voi avete giudicato spuri, questo è il tipo di aggettivo usato all'interno di questo tipo di serialità, voi avete definito spuri due delitti, non tanto per l'esistenza di condizioni esterne che li avrebbero resi tali, come nel caso dei tedeschi e come nel caso di Baccaiano, ma proprio spuri, come dire, fin dall'origine, sotto il profilo dell'ideazione, sotto il profilo della pulsione, degli intenti da parte dell'autore o degli autori. E sono il 1968 e il 74. Santoro è il primo. Il primo. Ora, questo aspetto che in qualche modo esce dal quadro del primo delitto del 1968, voi giustamente lo avete visto nella esclusione di valenze di tipo last mortem, cioè a sfondo sessuale, in quanto che mancherebbe, secondo la vostra valutazione, qualsiasi intervento sul corpo della donna. Dunque, per ciò che riguarda il primo delitto, e sempre stando agli elementi di giudizio evincibili che si potevano evincere dagli atti, il delitto Locci per intendersi. Sì, l'occido bianco. L'occido bianco, partendo, se quel primo delitto fosse rimasto un delitto solo, isolato, non ce ne fossero stati altri, un perito, un inquirente che andava a vedere quelle vittime in relazione a quello che abbiamo trovato, nel raio di autopsia, eccetera, non c'erano elementi tali da qualificare quel delitto come last murder, come delitto cioè volto ad ottenere piacere. Questo abbiamo detto.
Sì, ecco, no, non è detto però che non è detto, non è detto che chi l'abbia fatto non abbia, certo, non abbia fruito piacere da quel delitto, sì, ma non c'erano elementi. Io quello che volevo chiederti è, siccome non ho trovato traccia nella vostra relazione, se voi eravate al corrente al momento di esprimere questo parere, anche come dire questa differenza, sottolineare questa differenza rispetto ai successivi, sapevate che la donna post mortem era stata rivestita, vale a dire gli erano state rinfilate le mutandine e in qualche modo i cadaveri erano stati poi separati l'uno dall'altro dopo essere stati uccisi essendo l'uno sopra l'altro, e sulla donna poi era intervenuto questo tipo di azione da parte dell'omicidio. Se questo voi, secondo me non ho trovato questo è un elemento nuovo che lei ci offre, ma e quindi io invito Presidente, e vorrei che l'avvocato precisasse da cosa gli deriva questo elemento che giustamente al professore giunge nuovo, perché obiettivamente è nuovo, quindi se lui lo sa ce lo provi, perché che sia stato fatto dopo non so, o lui c'era o c'è qualcuno che gliel'ha raccontato, perché no, non c'è nessun elemento obiettivo per poter affermare ciò che l'avvocato Filastò ha detto, quindi è difficile che il perito, il quale giustamente dice a me giunge nuovo, sono elementi, sono ipotesi, ma non sono fatti. L'avvocato provati. Sente l'osservazione del pubblico. Dunque, sì, certo, rispondo in questo modo. Questo rilievo a me risulta dagli atti del processo a carico di Stefano Mele, non solo, ma anche dalla sentenza di primo grado del processo Pacciani, dove questo dato viene proposto dall'estensore della sentenza quasi come dire a dimostrazione a prova che uno degli omicidi, almeno uno degli omicidi, sarebbe il marito, il quale poi avrebbe compiuto questa azione proprio per come dire, per una forma di pietas nei confronti della moglie. Se sono supposizioni, sono. Se posso intervenire e se il pubblico ministero consente che risponda lo stesso in via generale, non nel caso, certo. Perché, se anche se comunque mi riservo di produrre la documentazione, no, però voglio dire, avvocato Filastò, se adesso per la prima volta mi giunge come elemento caratterizzante un last murder, un diritto sessuale, la vestizione non mi sembra, cioè, se a parte questo diritto che si è verificato con la presenza molto importante di un bambino, certo, cioè, certo. Questo è il punto, e già questo sessuale come diritto che si è, qualifica questa volta. D'altra parte, se questo è il primo diritto dell'ipotetico autore, dobbiamo anche dire una cosa in linea generale, cioè non è che uno uno diventa avvocato, giudice o medico legale, non è che ci nasce, insomma, è anche il serial killer, un last murder lo diventa, non è che, quindi a un certo punto molte volte proprio l'apprendimento, la prima, ecco, noi abbiamo svolto la perizia, la stessa equip ha svolto la perizia sul giudice Giancarlo a Torino, che è stato caso deliberato, è stato che era quello che ha ucciso 9 prostitute, mi sembra, no? Probabilmente in quel caso lì è dalla uccisione della prima prostituta che è derivato una escalation criminale che poi ha portato ad uccidere 9, cioè, e man mano che andava avanti ci prendeva gusto e si è perfezionata la sua vocazione. Quindi quando noi diciamo che il primo diritto non ha elementi caratterizzanti in senso di diritto di serial killer last murder, dobbiamo poi anche chiarire che questo non contrasterebbe col fatto che possa essere stato il primo diritto di questa serie, perché ripeto, non è che last murder e serial killer si diventa, insomma, ecco. Però allora può essere stato questo, l'occhio bianco o un altro qualsiasi avvenuto a Prato o a Trieste. Certo. Come del resto, fra l'altro, quello che lei sta dicendo è confermato dal secondo delitto del 74.
dove esistono 96 lesioni da taglio sul corpo della ragazza. Sì, Rontini mi sembra. Pettini. Sì, certo. Di cui alcune di queste lesioni da taglio sono finalizzate a provocare la morte, perché l'abbiamo visto prima. E altre alludono, sono superficiali. No, alludono a aree genitali, ad aree sessuali. Certo. Sono lesioni che sono intorno, mi sembra di ricordare, intorno alle mammelle, intorno... E alla zona del culo. Sì, zona e sulle cosce. Sì. E voi avete anche... Allora, un momento, quando si dice, diciamo, alludono, anche qui non andiamo a dire se l'autore... significa che l'autore, in qualche misura anche inconsciamente, nel dare le coltellate... ha seguito un iter che rappresentava un qualche cosa che era il perfezionamento delle sue tendenze. Cioè, se io coltello uno per difendermi, coltello dove capita, la coltello dove mi capita di colpirlo. Se io coltello uno con un certo gusto della coltellarlo, evidentemente questa costellazione intorno alle aree mammarie, intorno alle aree genitali, poteva essere, siamo sempre il preludio che poi si realizzava di seguito attraverso le scissioni. Certamente, infatti voi avete proprio parlato di esordio o preludio, insomma, con riferimento a queste lesioni del 74, e come anticipazione di sviluppi futuri, in sostanza. L'abbiamo detto dopo, ovviamente. Sì, sì, ex post una deduzione. Ex post, certamente. Voi riferite nella vostra relazione, a pagina 19 della perizia, un dato che, alla luce di altre emergenze, sono anche di cui hanno formato oggetto anche di questo processo, sarà quell'altro. È interessante. Vale a dire, voi riferite di una confidenza che la povera Stefania Pettini avrebbe fatto alle amiche circa il fatto di essere stata seguita da uno sconosciuto della stazione. Io volevo sapere se ve ne ricordate, no, se non mi ricordo assolutamente. La ricavaste, è riportata. Non ricordo assolutamente nulla. Se qualcuno di voi ricorda qualcosa, io non. Assolutamente no. Della prima o della seconda perizia? Nella prima. Dunque, questo la ragazza, voi scrivete, descritta corretta e riservata, nell'estate aveva avuto una simpatia al mare ed aveva riferito alle amiche che in altre occasioni era stata seguita da uno sconosciuto alla stazione. Avvocato, non possono Presidente, che essere altro. Chiedo scusa, Presidente, si tratta di un fatto del 1974 che non è oggetto di questo processo. Ma infatti è quello che volevo far osservare io, però... un passante vuol dire anche qualcosa. Sì, ho capito, ma qui si tratta di una simpatia seguita da uno sconosciuto che obiettivamente i periti fanno presente sulla base di elementi che hanno, ma non vedo la possibilità. No, signor Pubblico Ministero, non sulla base, di documenti. E questo volevo sapere. No, probabilmente di verbali di polizia, di ipotesi di polizia. Cioè, è certo, no? Cioè, ovvio, voglio dire, noi nemmeno lo avevamo memorizzato perché non è un'acquisizione diretta nostra. Comunque è un fatto che, Presidente, non è oggetto di questo processo. Sì, è oggetto di questo processo perché fa parte della lista che ho presentato come difensore che è stata ammessa. Sì, ma le domande... Io ho chiesto... Limitatamente ai fatti per cui non ci dobbiamo parlato in tema dei presupposti investigativi, da intendersi sul complesso dei dati obiettivi, rilievi necroscopici, orari presumibili delle uccisioni, stato dei vari luoghi, modus operandi dell'omicida e degli omicidi, secondo l'impostazione accusatoria, unicità e uso dell'arma da fuoco, dell'arma bianca, eccetera, tali da conferire omogeneità e unicità dal punto di vista dell'autore dei delitti cosiddetti del mostro, anche ai fini dell'accertamento e la negazione del reato contestato alla lettera Q del capo di imputazione, a dire l'associazione per delitto, in cui si ipotizza l'esistenza di un gruppo criminale organizzatosi nella provincia di Firenze e commette delitti di omicidio a danno di giovani coppie, eccetera, eccetera.
E quindi l'esistenza o meno, poi si insiste, di una specificità di comportamenti in tutti i delitti contestati nel capo di imputazione e in quelli non contestati agli attuali imputati, ma contestati a Pietro Pacciani, ritenuto associato al gruppo criminale, ricorrenti senza sostanziali varianti per quanto concerne il modus operandi, seppure talvolta modificato da circostanze e avvenimenti contingenti ed estemporanee collegabili ad una ritualità. Io, questo è lo scopo, una delle ragioni per cui ho insistito perché venissero sentiti questi periti era questo, aveva a che fare con questo tipo. Comunque io ricordo, non ho sotto mano un'ordinanza che fu a suo tempo messa. Se vuole ce l'ho io, Presidente. In ogni modo le provo, e mi ricordo in particolare quelle che chiese l'avvocato Santoni Franchetti, la parte civile, come scusa tutte le prove che attenevano ai fatti non oggetto di questo progetto. È così, Presidente. Ora che noi così en passant si parla pure di qualche altro delitto, nulla in contrario, però l'indagine nostra è quella che riguarda il capo di imputazione e basta. Grazie, Presidente. Eventualmente la Corte poi farà, se riunirà il processo o non lo riunirà, è un altro discorso. La Corte d'Appello. Presidente, mi permetta, bisogna che dissenta da questa sua impostazione, perché questo c'è un'ordinanza, anche se dissente. No, ma l'ordinanza, ripeto, ammette questi, no, la limita, se vuole gliela prendo, sulla base di quello che è. Vabbè, Presidente, chiedo che venga. Però in ogni caso, se l'ordinanza fosse contrastante, in questo momento non me la ritrovo sotto occhio, sotto mano, non mi pare che ci sia nulla di contrastante letteralmente. Questa ordinanza, se necessaria, può anche essere modificata. Perché dico questo? Perché mi pare evidente che questa difesa, la difesa del Vanni, ha interesse, eliminato il quale a questo punto verrebbe eliminato direi l'80% dell'impegno e delle possibilità di difendersi di Vanni, ha tutto l'interesse a definire o a confermare o a provare. Allora, o a tentare di provare. A questo punto posso finire, Presidente? Sì. Che l'autore di questi delitti è unico, è una persona sola, quindi naturalmente ha interesse a determinare o meno l'esistenza in tutti i delitti della serie di elementi di carattere comune, connettivo l'uno rispetto all'altro, suscettibili di identificare, come è stato detto finora, l'esistenza di un'unica mano, di un'unica tensione di tipo psicologico e tutto il resto. Tutto questo naturalmente all'interno di una valutazione che quantomeno sotto il profilo della valutazione di determinati elementi da affidarsi a dei periti. Io avevo chiesto anche del testimoniale sul punto, ma tutto questo è stato eliminato. Riguardi complessivamente un sistema di delitti che qui artificiosamente sia stato presente o separato, siano stati separati e risultino separati i due delitti del 1981, avvenuti l'uno a distanza di 4 mesi dall'altro, con modalità perfettamente identiche. Questo è un discorso, ma che non se ne possa parlare neppure sotto il profilo di una eventuale valutazione rispetto a degli elementi comuni allo scopo che dicevo prima, quello scopo defensionale che dicevo prima, e questo francamente mi pare di un'assurdità notevole, straordinaria, eccezionale, persino direi fuori di qualsiasi norma processuale. No, avvocato, non è così, perché allora lei può poter parlare anche di un altro delitto che se non è contestato. Per noi è un delitto estraneo alla nostra indagine. Poi insomma si continua a dire artificiosamente, ma c'è un capo imputazione. Allora a questo punto la Corte sull'osservazione della difesa e sull'opposizione del pubblico ministero si ritira per chiarire eventualmente modificare l'ordinanza che ammise la prova a suo tempo. Bene, grazie Presidente. Peduschi. No, il caso 3 a cui fa riferimento l'avvocato è Di Luccio Carmela e il caso 4 è Cambi Susanna, e dagli schemi allegati alla perizia e quindi di conseguenza anche alle fotografie, che adesso non sono in mio possesso ma che possono essere prontamente verificate,
ritengo si sia trattato in quella mia deposizione di uno scambio materiale, certo, di casi. E quindi voglio dire, questa evoluzione in senso aggiuntivo, perché poi nel caso successivo, quando si verifica la prossima eccezione, vale a dire il caso dell'84 che riguarda la povera Pia Rontini, a questo punto c'è anche l'interesse verso il seno. Questa evoluzione in senso aggiuntivo, come dire accrescitivo, è riscontrabile proprio, direi, con una cadenza che non presenta nessun tipo di contraddizione. Questo volevo chiarire. Ecco, ora io volevo chiedervi questo. Voi avete esaminato, beh, questo d'altra parte bisogna per forza menzionarlo, perché insomma, quattro escissioni pubbliche, che sono quelle che riguardano il primo, la prima il giugno dell'81, la seconda l'ottobre dell'81, la terza il luglio dell'84 e la quarta il settembre dell'85. Ora, con riferimento a queste escissioni soltanto pubbliche, volevo sapere se voi avete localizzato come posizione, come scelta di posizione della lesione, della scissione, un punto ben determinato, sempre, in tutti i casi, rispetto alla radice delle cosce e rispetto alla linea dell'ombelico. Ma, De Fazio, ne prego, vorrei capire il senso, non si può rispondere a una domanda se non se ne capisce, sì, certo, se, certo, il senso, io non riesco a capire. Il senso della domanda è la esplicitazione in termini esemplificativi di quello che lei ha già detto circa la probabilità o l'alta probabilità, poi mi dirà meglio come definire questo vostro giudizio, che colui che compie queste scissioni sia sempre la stessa persona, cioè dire che dietro a questo tipo di lesioni si trovi la medesima mano. Ecco, io però, ecco, ringrazio per avermi chiesto, avermi dato questa spiegazione che mi consente di affermare che quello che noi abbiamo, salvo poi adesso scegliere il particolare, quello che noi abbiamo sempre detto e comunque scritto e pensato e che pensiamo ancora, è che in delitti diversi dove esistevano lesioni da punte taglio diversi, diversificati, abbiamo siamo arrivati alla conclusione che questa situazione di diversificazione, non uso in alcuni casi della rama da punta taglio, uso non centrato inizialmente e non mirato all'asportazione del seno e del pube, non era in contrasto con un'unica mano, anzi poteva delineare un percorso. Sì. Però ecco, penso che noi non possiamo che fermarci qua, cioè non abbiamo, malgrado l'apparente diversità fra un caso e l'altro, che avrebbe potuto portarci a dire che si trattava di diritti diversi e di mano diverse, noi abbiamo interpretato le cose in termini tali da dire che poteva benissimo, era concretamente attendibile che si trattasse di uno stesso autore anche dal punto di vista della lesività da punto e taglio, in quanto la lesività da punto e taglio, malgrado gli apparenti contrasti, delineava una stessa mano di una persona che però ha avuto un'evoluzione nel praticare i tagli. Ecco, restiamo sempre qua, cioè certo. Pretendere poi di arrivare invece alla prova che sia stata il problema, cioè abbiamo già detto che la definizione di prova o non prova, questa cosa appartiene al giudice e prima anche agli avvocati quando discuteranno. No, ma proprio in questa ottica, in questo quadro, io volevo, come dire, esplicitare meglio questo discorso,
con particolare riferimento alle scissioni pubbliche, in cui voi avete prima di tutto ricercato la localizzazione come posizione di queste ferite rispetto alla radice delle cosce, rispetto alla linea dell'ombelico, in tutti e quattro i casi. Poi avete localizzato l'andamento del perimetro per esaminarne la forma geometrica. Poi avete calcolato, avete fatto il calcolo dell'area e della profondità della lesione. Infine poi avete fatto il calcolo rispetto al perimetro del dove inizia l'azione da taglio, che secondo me fra l'altro di tutti è il dato, questo lo direte voi, ma insomma a mio parere è il dato più indicativo, una collocazione. Ecco, voglio dire, questa è la domanda, se voi avete fatto queste analisi e quali sono i risultati che hanno dato queste analisi con riferimento alle scissioni pubbliche. Allora, il problema, la risposta, diciamo, si divide in due fasi. Una fase di valutazione morfologica generale e macroscopica, desunta dalle fotografie a nostra disposizione, perché non si è potuto partecipare alle autopsie direttamente e quindi prendere direttamente le misure in corpore vili. Salvo che nell'ultimo caso. Salvo che nell'ultimo caso. Che è compreso nei quattro. Sì. Sì, sì, ma insomma avete assistito. Abbiamo, però. Sì. E invece l'elaborazione poi computerizzata dell'immagine, per la quale poi passerò la parola al collega professor Pierini. Dal punto di vista macroscopico, anatomopatologico, che era quello di, che è quello di mia maggiore pertinenza, si è rilevato sostanzialmente come elemento che accomunava queste lesioni, queste escissioni pubbliche, si è rilevata un'incisura ricorrente nel quadrante, credo attorno alle ore 11 del quadrante del cerchio, sì. 10-11, ecco, sì. Che è stata da noi interpretata come un atto anche facilmente immaginabile e plausibile in due gesti, diciamo, quindi un primo colpo di escissione, poi una sorta di interruzione con o senza estrazione della lama e poi un secondo colpo di chiusura, il che appunto ci appariva traumatogeneticamente corrispondente con un'azione a doppia incisura. Ecco, mi ricordo che era aperto il problema se la lama fosse stata estratta o meno tra un atto e l'altro, ma la cosa era poi parsa irrilevante. Ecco, per quanto riguarda poi le estrapolazioni numeriche, le distanze, i perimetri, le profondità, eccetera, eccetera, ecco, lì ci si è dovuti basare su delle valutazioni fotografiche e non su delle rilevazioni metriche dirette, e queste fanno parte poi dell'indagine che ha svolto il professor Pierini, a cui darei la parola. Scusi professore, da un punto di vista ancora di analisi macroscopica, anche per esempio la forma del tipo di lesione, vale a dire questi quattro ellissoidi con quattro aree che voi dite perfettamente paragonabili. Sì, la forma... Per quanto riguarda in particolare, voi dite, il livello di schiacciamento dell'ellissoide, che questo è perfettamente equivalente in tutti e quattro i casi, cioè dell'ellissoide che ha un certo livello di schiacciamento che è identico sempre. Sì, ma voglio dire, io a questa osservazione che si conferma, quindi la sostanziale identità di questa morfologia, di questo perimetro, conferirei un'importanza relativa, nel senso che la forma, cioè l'ellissoide, discendono quasi automaticamente dalla conformazione anatomotopografica della regione. Nel momento in cui l'obiettivo è quello di escindere una certa parte, chiunque lo pratichi su qualsiasi persona fondamentalmente è condizionato dalla spazialità della zona, quindi dalle pliche inguinofemorali, dal cuscinetto adiposo del sovrapubico, e di fatto quindi l'ellissoide è, direi, la caratteristica che avrebbe qualsiasi manovra del genere fatta da qualsiasi mano.
Quello che colpiva invece più che non il perimetro era proprio questa incisura, perché questa riportava a due atti separati e quindi riportava ad una manualità abbastanza ricorrente. L'ellissoide è ovvio, la regione determina, asportazioni di quel genere nella regione determinano inevitabilmente, in astratto e in concreto, a parte questo schiacciamento di questo ellissoide, che è sempre uguale e che a me può darsi, da profano, ha suggerito quasi un'immagine equiparabile a qualche elemento di grafologia, quasi, voglio dire, sostanza qualcuno che disegna in un certo modo, che nel momento... Possiamo fare la domanda? Non era una domanda mia, era un'osservazione. La domanda allora è questa, da rivolgere in particolare al professor Pierini. Lei ha rilevato, professore, da questo punto di vista, prima di tutto, che l'azione di taglio portata da una radice della coscia all'altra lungo tutta l'arcata pubica segue il filo fra il piano muscolare e il piano del tessuto adiposo? Se volesse essere così gentile a spiegare meglio questo tipo di conformazione della lesione, questa scissione, come avviene, cui a un certo punto l'operatore, insomma, ha questa capacità di distinguere, di separare questi due diversi piani, quello muscolare e il tessuto adiposo, e se questa è un'operazione ovvia oppure se viceversa la capacità di distinguere, di separare questi due diversi piani, quello muscolare e il tessuto adiposo, e se questa è un'operazione ovvia oppure se viceversa presenta aspetti di una certa complessità che in qualche modo denotano una, quantomeno una manualità notevole, insomma, ecco. Pierini. Questo, guardi, è il riferimento in particolare al verbale dibattimentale sempre del 15 luglio del 94 a pagina 36. Sì, allora, Pierini. Dunque, la domanda è fatta di tante domande, vedo di iniziare allora dalla prima. Mi rallaccerei al discorso che è rimasto un po' in sospeso dello schiacciamento dell'ellissoide, nel senso che, come ha detto bene il mio collega professor Beduschi prima, è la conformazione e la sede anatomica che guidano spesso i risultati, e questo è lampante, tant'è che questo schiacciamento dell'ellissoide non è da intendersi come un giudizio a posteriori di particolare significato, è un dato numerico come appare analizzando al calcolatore l'immagine. Chiaro che al calcolatore io non gli posso dire guarda che si tratta di un'area pubica, gli do semplicemente una fotografia, fra l'altro con i limiti del fatto di non sapere esattamente con quale angolo è stata ripresa la fotografia, e questo vi è stato già enunciato in anticipo di discussione del professor De Fazio, e piuttosto la cosa interessante dello schiacciamento dell'ellissoide è che se lei va a guardare i parametri di proiezione di questo schiacciamento, perché sono quelli da guardare, non lo schiacciamento in quanto tale, cioè FERT X, si vede chiaramente che c'è viene fuori l'aspetto evolutivo, come vi era stato già detto prima dal professor De Fazio. Cioè, numericamente i valori di proiezione dell'asse vanno da 11.045 a 11.631. Questo per dire che l'aspetto evolutivo emerge chiaramente. Al tempo stesso il discorso dello schiacciamento dell'ellissoide è limitato alla configurazione anatomica della sede su cui si sta operando. Poi, per quanto riguarda il rapporto fra piano muscolare e piano adiposo, ricordiamoci che sempre anatomicamente la zona è fatta in modo tale che sotto l'epidermide il pannicolo adiposo appare abbastanza, come dire, mobile, e il piano muscolare invece serve per connettere profondamente le strutture ossee del bacino.
Quindi si tratta di due strutture che anche meccanicamente sono sottoposte a due mondi, diciamo, di forza diversi. Quindi chi taglia, taglia con una struttura sottostante, potremmo dire anatomicamente quasi predisposta a essere separata in due parti, una adiposa e una muscolare, perché quella muscolare ha una resistenza passiva data dalla struttura ossea da essa connessa, e il panicolo adiposo è prevalentemente agganciato alla parte dell'epidermide. Quindi quello che noi abbiamo potuto documentare è che effettivamente nel modus operandi la parte muscolare viene continuamente esposta all'incirca nella stessa quantità. Però io questo non lo posso intendere come valore unico ed esclusivo per accertare che ci sia un modus operandi talmente preciso da intenzionalmente separare allo stesso modo le due parti. Comunque l'operazione in sé non è semplice, voglio dire, è un'operazione, voi l'avete detto questo, che denota una certa maestria, se non proprio conoscenze di tipo da perito settore o di tipo medico, quantomeno una manualità discreta, sì. Infatti noi abbiamo parlato di una certa maestria, però certa questo maestria. Non significa particolare maestria. Sì. E dunque, la stessa, se poi volesse lei, professore, illustrare un po' meglio, quelle che, illustrare, perché sono un po' ai miei occhi e credo anche agli occhi di molti giudici della Corte, non chiarissimi, come sono stati ottenuti questi parametri numerici che lei indica e che vengono nel suo elaborato delle analisi digitale delle immagini, che viene indicato secondo queste sigle CERT eccetera, che cosa c'è? Allora, l'analisi di immagini è un processo virtuale, questa è una cosa molto importante da definire prima di tutto, cioè si tratta di attribuire ad ogni punto di un'immagine, una fotografia, come nel gioco da battaglia navale, alcuni parametri numerici. Uno di questi identifica la posizione del punto. Immaginiamo la foto del volto di una persona. Gli occhi si troveranno all'interno del riquadro della fotografia in una certa posizione, che si può definire con un sistema di assi cartesiani X e Y, cioè distanza da un bordo, distanza dall'altro bordo. Non occorre fare la distanza da tutti e quattro, ne bastano due. Così come per identificare appunto la nave nella battaglia navale basta dare la posizione A2B4 verticale orizzontale. Benissimo. Poi a questo parametro che identifica un punto dell'immagine se ne può attribuire un altro sul valore di scala di grigio. Cosa significa? Significa colore, semplicemente. Si chiama scala di grigio in termine convenzionale perché poi nel computer, essendo il colore non percepito come dall'occhio umano ma un valore numerico, si oscilla fra 0 e 1. E quindi si parla di scala di grigi anche trattando del colore. Quindi questo dell'intensità relativa. Questo ha a che fare con la profondità? No, questo ha a che fare con il valore di luminosità dell'immagine. Sì, ma corrispondente sul scendendo dal terreno virtuale a quello reale. Dipende da come viene impostata l'analisi. Se io do ad un valore di rosso un corrispondente valore di grigio, successivamente posso dire che quel grigio mi corrisponde a quel rosso. Altrimenti il calcolatore non sa assolutamente nulla, non è un cervello pensante. Certo, sì, questo ho capito, ma mi faccio capire a che cosa serve un'analisi di questo genere sul colore. L'analisi sul colore serve perché attribuendo per esempio al rosso un certo tono di grigio, al giallo un certo tono di grigio, abbiamo potuto misurare quello di cui parlavamo prima, cioè che la quota di superficie muscolare esposta rispetto ai brandelli di tessuto adiposo che rimanevano era pressoché costante. Ho capito, benissimo. Grazie, ora ho capito, molto chiaro.
E questi valori, insomma, no? Che voi avete con un procedimento di questo genere, sia pure a livello virtuale, ricavato dalla comparazione di queste immagini, nelle quattro lesioni che lei ha esaminato, sono sovrapponibili, equivalenti, paritetici? Allora, devo dire nessuno dei tre, perché sovrapponibili no, perché abbiamo detto c'è un fatto evolutivo. Certo. Infatti la proiezione sulle X aumenta leggermente, quindi non sono sovrapponibili. Non sono equivalenti, perché ovviamente per essere equivalenti due figure geometriche devono avere figura leggermente diversa quanto a perimetro ma identica area. Devo dire che queste figure hanno invece una cosa caratteristica, cioè hanno un centro comune, sì, intorno al quale si muove un perimetro che con alcune oscillazioni si mantiene lungo una certa fascia di differenza fra un caso e l'altro, con andamento evolutivo. Quindi significa che sostanzialmente sono quattro figure che da un punto di vista geometrico si chiamano figure sghembe, perché non sono delle figure perfette, un cerchio, un'ellisse, un quadrato, un triangolo, eccetera, no? Però sono figure che hanno alcuni punti in comune, cioè il fatto di essere tutte riconducibili geometricamente, matematicamente ad un'ellisse. Sul perché dell'ellisse è stato detto prima, spero di essere stato abbastanza chiaro. Certo. Paragonabili, allora. Paragonabili, esatto. Sono infatti si parla di figure congruenti geometricamente, ma non sovrapponibili o equivalenti. Ecco, sotto questo profilo lei ha rilevato un parametro costante per quello che riguarda la profondità? Il parametro costante... Il parametro costante direi di no, perché la figura umana è diversa da un caso all'altro. Se tutti i parametri di profondità fossero stati costanti, considerando che le ragazze avevano una struttura fisica sicuramente non identica l'una all'altra, avremmo avuto percentuali di tessuto muscolare esposto diverse. D'accordo? Sì, ora però io... Mentre invece quello che noi abbiamo rilevato è semplicemente che la percentuale di tessuto esposto, muscolare, rispetto all'adiposo che è stato escisso insieme alla parte dell'epidermide, è in analogia fra un caso e l'altro. Ecco, lei ha usato questa espressione, vorrei sapere se la conferma: la profondità di discesa del coltello durante l'escissione è uniforme. Esatto, cioè non costante, è uniforme, cioè si segue quella necessità di separare l'adiposo dal muscolare. Benissimo. E poi l'ultimo elemento, ha rilevato un angolo di incisura che si colloca sempre, come si è stato detto prima, fra ore 10 e ore 11. Fra le ore 10 e ore 11. La conclusione sua è che si tratta della stessa mano? Di un modo molto simile in tutti i casi di tagliare. Tempo lei parlò proprio di stessa mano. Ecco, ora passando dalla mano al coltello, qui noi si tratta di esaminare in particolare la lesione al seno, che riguarda il caso del 1985, vale a dire l'omicidio della coppia dei francesi. Qui sono state fatte due ipotesi da parte vostra. Una prima ipotesi, con riferimento a che cosa? Si osserva, l'abbiamo osservato anche noi attraverso le foto, in una certa zona, immaginando idealmente un cerchio come la figura geometrica formata dalla lesione attraverso la quale si arriva all'escissione del seno, si nota parallelamente alla lesione, diciamo così, principale, una serie
5-6 piccole lesioni più superficiali che si accompagnano, si collocano parallelamente rispetto alla lesione principale. Questo è il dato, lei ce lo conferma, rispetto al quale, se non ho capito male, sono state fatte due ipotesi. La prima è che queste lesioni superficiali parallele, diverse rispetto alla lesione principale, siano segni di attacco, vale a dire come delle prove fatte dall'operatore. La seconda è che il coltello usato fosse dotato di un doppio filo di lama, cioè uno liscio e uno zigrinato, in modo che, compiendosi questo movimento circolare intorno al seno, a un certo punto, per una flessione dell'ulna, il coltello avesse sostanzialmente leso la cute, non più attraverso il filo della lama, ma attraverso questo dorso zigrinato, lasciando queste ferichine parallele, come si è detto prima, che fra l'altro, se non sbaglio, misurate proprio da lei, queste ferite dovrebbero essere perfettamente parallele l'una all'altra e perfettamente equidistanti l'una all'altra. Quindi, con riferimento a queste due ipotesi, lei quale ritiene la più probabile? Allora, guardando come sono distanti le abrasioni, perché sì, poi di abrasioni si tratta, se noi avessimo avuto a che fare con non un'abrasione, ma con un'incisione della cute, e quindi con una forza adesiva tagliente applicata alla cute di notevole entità, tale da vincere la resistenza della stessa e dar luogo alla soluzione di continuo, potrebbe essere molto importante dividere le due cose. Invece noi ci troviamo in una situazione in cui un'abrasione, che nei fenomeni poi post-mortali di evaporazione dell'acqua, dell'epidermide, ha un suo modo di seccarsi, di asciugarsi, che si dice pergaminaceo, proprio perché la cute poi presenta quell'aspetto, e l'abrasione sappiamo che non va a incidere il derma. Allora, le distanze che noi possiamo reperire sono distanze che sono viziate dal fatto che, a differenza di un'incisione che arriva fino al derma, l'abrasione ha una certa mobilità, nel senso cioè che le distanze fra un punto e l'altro non sono fissate dall'incisione del derma che crea una soluzione di non ritorno, per quanto riguarda i rapporti di distanza. Le cose possono cambiare anche notevolmente, tenendo conto poi che le misure vengono effettuate su base millimetrica. Se andiamo a ripercorrere qual è l'oggetto che noi andiamo a misurare, ci accorgiamo che con un righello da un millimetro, se lei misura una distanza, mettiamo, di 11 millimetri, cosa ottiene? Ottiene un errore del 5%, ovvero non si fa altro che dividere il grado di precisione dello strumento di misura per la misura effettivamente effettuata e si moltiplica tutto per 100. Allora, il 5% di errore su le distanze delle linee di abrasione, considerando l'evaporazione post-mortale, comporta una previsione sul fatto che siano alla stessa distanza, mentre invece permette di dire abbastanza con certezza che l'andamento è parallelo, perché il parallelismo non cambia, mentre invece potrebbe essere viziata da un errore, diciamo, di misura l'effettiva distanza.
Allora, noi infatti abbiamo detto profilo probabilmente zigrinato del coltello, ma abbiamo detto anche a pagina 59 detti meccanismi possono essere amplificati dalla perdita del filo di taglio dovuta alla precedente colluttazione, cioè noi non sappiamo se lo strumento tagliente era in perfette condizioni d'uso oppure se avesse mai potuto subire delle alterazioni. In questo caso il profilo di abrasione potrebbe essere stato dato non tanto da un tagliente zigrinato perché così fatto dalla ditta produttrice, ma potrebbe essere dato anche da vizi nella regolarità del filo di lama. Sì. E questo ovviamente non possiamo saperlo perché, come è stato detto all'inizio della nostra discussione, noi non andiamo a fare l'identikit e a dire ah, è stato questo, diciamo qual è il profilo dell'arma che può aver, ma per profilo si intende quali sono le forze fisiche che hanno lasciato un segno di sé visibile. Non possiamo ricostruire dall'analisi elettronica di immagini, che ripeto è un'indagine di tipo virtuale, la concretezza di un oggetto. Sì, ma io la mia domanda però era, come dire, preliminare rispetto a questo esame di dettaglio che lei fa all'interno della stessa ipotesi, perché ipotesi sono due. Io fra l'altro la prima la faccio così perché è stata in qualche modo ritenuta persino all'interno di un giudicato, ma mi sembra, vabbè, comunque, che qualcuno, che l'operatore prima di tagliare definitivamente abbia fatto dei tentativi, delle prove. La lama, bensì la costola del coltello. La costa del coltello, che come lei dice, potrebbe essere stata o zigrinata perché così si trovava l'arma originariamente uscita dalle mani del produttore, oppure che si trovava in modo con questo tipo di abrasioni, con questo tipo di seghettatura determinata dall'usura, per esempio, da quello che si vuole. Ma la domanda sul maggiore o minore livello di probabilità riguarda il primo quesito, cioè dire è più probabile un reiterato tentativo volontario prima di compiere questa scissione globale, oppure è più probabile la seconda ipotesi, vale a dire abrasioni determinate da una particolare conformazione della costola del coltello? Avvocato, l'analisi di immagini non permette di fare la macchina del tempo e di andare a vedere che cosa è nella realtà successo, cioè l'analisi di immagini non permette di fabbricare ipotesi, permette soltanto di, fatta un'ipotesi, vedere se questa sta in piedi. Quindi io posso dire che per quanto riguarda la ipotesi del tentativo, l'esperienza medico-legale suggerirebbe che i tentativi arrivino all'incisione del derma, ma suggerisce l'esperienza medico-legale in generale. Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi, è compatibile con un movimento che noi abbiamo ipotizzato a pagina 58, che è quello di abduzione dell'ulna sul radio, eccetera, eccetera. Certo, che provoca un cambiamento di inclinazione del tagliente e della lama, che viene ad essere maggiormente premuto sulla cute e appoggiato sul margine, esatto, a filo schiettato, il quale può produrre la città. Certo, però l'analisi d'immagine non mi dice cosa è prevalente statisticamente delle due cose, perché si fa capo a due ipotesi in partenza diverse. Solo l'analisi delle immagini certamente no, ma lei poco fa ha detto che quantomeno sotto il profilo di quello che avviene normalmente, l'esperienza medico-legale dice che se si fosse trattato, lei ha detto, di un'azione tipo volontaria, non si sarebbe trattato soltanto di abrasioni, ma ci sarebbe stata quantomeno una incisione della cute rispetto alle tante, no? Vede, avvocato, l'esperienza medico-legale è la somma di tante cose.
Se dalla somma di tante cose lei vuol, diciamo, arrivare a individuarne una togliendola dalle altre, si arriva a delle conclusioni troppo diverse dai punti di partenza. Io posso dirle che l'analisi di immagini permette di validare un modello che è quello, per esempio, dell'abduzione ulna sul radio con uscita e presenza della forza del filo di costa di lamo opposto sotto forma di abrasioni. Poi non posso dirle se questo ci permette di decidere se prima è stato fatto un tentativo rispetto all'ipotesi che si tratti di una figura d'uscita. Questo assolutamente no, non è possibile farlo ed è metodologicamente scorretto farlo. Professore, abbia pazienza. No, metodologicamente in senso scientifico, lei può farmi tutte le domande che vuole, ma io ragiono anche in termini di buon senso, so se è corretto secondo lei un ragionamento di questo genere. E dico questo, insomma, se qualcuno vuole provocare delle lesioni per fare tentativi, per circoscrivere una determinata area, o come avviene, come è avvenuto a suo tempo nel caso della Pettini, per esempio, no? Dove si sa che l'escissione non c'è stata, ma c'è stata, come dire, una forma di esordio in cui sono state circoscritte determinate aree, ma circoscritte in modo da rendere acute, in modo abbastanza evidente, sia pure superficiale, ma evidente, trattandosi in questo caso non di una o di due, ma di quattro, cinque, sei anche, non ricordo esattamente il numero, lesioni esattamente parallele l'una all'altra, almeno una di esse avrebbe leso la cute, non sarebbe stata soltanto a livello di abrasione, ma avrebbe avuto questa caratteristica di essere in qualche modo, io penso così, ragiono così, lei mi dice. La domanda, chiedo scusa. La domanda è se questo tipo di ragionamento il perito lo ritiene completamente da respingere oppure non attendibile, quello che si vuole, insomma, ecco, qual è il suo giudizio rispetto a questa valutazione che io faccio? Qui, insomma. No, ma benissimo, grazie professore, guardi, è arrivato lei a dire quello che avrei detto io. Mi sembra che il mio collega professor Pirini abbia portato, abbia esordito dicendo che si tratta di realtà virtuali, cioè a un certo punto a corredo della nostra indagine abbiamo utilizzato anche la elaborazione elettronica di immagini, ma questo non può essere ci ha comportato la possibilità di praticamente di surrogare maggiormente l'ipotesi di un'evoluzione nell'uso del coltello. Ma qui stiamo ragionando, avvocato, mi consenta, come se la persona che ha operato questo uso del coltello l'avesse fatto quasi sperimentalmente, cioè a un certo punto. È chiaro che tutto questo avviene nella considerazione di un delitto, insomma, ecco, di una tanto più e a maggior ragione se da parte di colui che l'ha commesso esistevano motivazioni di carattere sadico-sessuale, cioè motivazioni che richiedevano attraverso quell'atto un soddisfacimento della propria istintualità e dei propri impulsi. E allora, a questo punto, l'unica cosa che possiamo dire è che il contributo dell'elaborazione delle elettroniche immagini è tale da avvalorare ulteriormente la possibilità che ha ad azionare l'uso dell'arma da taglio, da punta a taglio, è stata sempre la stessa persona, malgrado le differenti lesioni riscontrate in un caso rispetto all'altro. Cioè, servito il discorso per coprire il contrario, cioè quello che poteva ictu oculi apparire, le lesioni sono diverse da caso a caso, quindi si è trattato di azioni compiute da persone sempre diverse. Il nostro discorso è servito a coprire quella che se poteva sembrare una prima apparente verità, però pretendere di andare oltre mi sembra che significherebbe forzare
passività e non per il corso. Sì, professore, però io cercavo di arrivare un po' più in là, anche sulla base di quello che sono le vostre valutazioni contenute nella vostra relazione, cui voi dite, poi certamente qui cercare di avere la dimostrazione matematica, io so benissimo, ma un po' di tempo faccio processi, so benissimo che in questo campo, in questo settore è semplicemente assurdo, anche se voglio dire talvolta può sembrare che si ricerchi qualcosa di questo genere, specialmente quando si producono esami computerizzati con certi valori numerici ben precisi, come anche il vostro caso. Cioè non toglie che appunto al perito si chiede un giudizio globale, un parere, che può anche essere sbagliato, ovviamente, questo lo sappiamo tutti. Io volevo semplicemente dire che dalla questo problema che riguarda la stessa mano, voi siete passati anche ad una valutazione dell'arma. E valutazione dell'arma, descrizione dell'arma. Pagina 60, a conclusione del vostro elaborato, voi dite il coltello dovrebbe quindi essere dotato di una lama robusta con doccia di rinforzo, avere due fili di taglio, di cui uno zigrinato, tipo sub, e possedere caratteristiche di notevole robustezza. I dati sopra elencati indicano quindi come il coltello appartenga con grande verosimiglianza ad un modello sportivo o comunque speciale. Confermiamo queste ipotesi. Ecco benissimo. Ecco, cioè, noi, questo non è altro che una ipotesi che è supportata da questi elementi dell'analisi virtuale. È la stessa cosa, per fare un esempio, mi sto occupando adesso di un caso in cui si tratta di una persona investita da due autovetture in un investimento in tempi diversi, la persona è deceduta. Ora il discorso è stabilire attraverso i contributi della lesività virtuale, per intenderci le case produttrici di autovetture utilizzano manichini nello scontro fra un'autovettura e un'altra in rapporto, e fanno sì che le autovetture si scontrino per vedere quale, per migliorare la tenuta dei loro materiali, delle macchine. Ora, è chiaro che tutto questo non mi darà in questa perizia degli orientamenti, non mi darà dei parametri, non posso trasformarli in elementi probatori. E allora, la stessa cosa è qua, qui a un certo punto, alla fine, ci spingiamo a dedurre, tenuto conto dei risultati dell'indagine virtuale, quale potrebbe essere, ma uso il condizionale oltre che il verbo potere, oltre che il riferimento a possibilità, il tipo di arma. Ma andare oltre non c'è possibile, insomma, ecco, perché significherebbe. Andare oltre nel senso di dire il coltello era questo, allora certo, si può fare, certo. Ma questo siamo perfettamente d'accordo. Ma volevo dire. No, anche dire, potrebbe essere stato anche coltelli diversi usati in modo tale, però è meno verosimile, in modo tale da dar luogo lo stesso ad un certo tipo di lesività che poi abbiamo teorizzato in base all'analisi virtuale. Ma questo è meno verosimile, certo, meno verosimile. È meno verosimile, questa è la cosa importante. E all'interno di questa valutazione, volevo sapere al professor Spierini se era entrata in questa valutazione o in questa ipotesi di una certa arma, era entrata anche la valutazione della impronta ritenuta, trovata su su una parte, mi pare, sul radio del giovane francese, esatto, che lei ha rilevato come si tratti di un'impronta a forma triangolare, se non sbaglio. Ecco, se vuole darci delle indicazioni su questo aspetto, è molto importante anche per un'altra ragione. Allora, Pierini, vuol sapere come appariva? Sì, come appariva, allora. E quali, come appariva morfologicamente questa impronta sul radio del giovane? Se questa impronta è indicativa di una speciale, particolare forza, violenza della
della lesione, del colpo, per intendersi, se è compatibile questa violenza, questa forza, questa capacità di penetrazione che arriva a lasciare un'impronta su una parte ossea con uno strumento privo di manico. Purtroppo faccio questa domanda. No, rideva il professore, sta dicendo mi chiede delle cose, non ridevo mica io. Perché voglio dire, insomma, fatelo rispondere. Quello dico io, può darsi che le cose non hanno senso, ma insomma. No, è la difficoltà di stabilirlo, penso io. La difficoltà di stabilirlo, questo è il pericolo. Io voglio dire. Esatto, voglio dire, se io ho uno strumento e non ha manico. Non c'è da pretendere. Intuitivamente penso che quando do un colpo particolarmente violento mi slitta la mano. Insomma, io posso rispondere. E fra le due ipotesi preferirei avere in mano un coltello con il manico. Questo è dico io. Posso soltanto dire una cosa all'avvocato? Intanto mi scuso perché il sorriso non voleva essere. No, ma io dicevo mica di lei, sa, di tipo professore. Così. No, anzi, non me ne ero nemmeno accorto che le avessi sorriso. Ecco, allora, siccome avevo sorriso anch'io, pensavo che si riferisse a questo fatto. Nemmeno sorriso. Allora, guardi, io mi sono permesso. Io lascio perdere, se no. Lasciamo fare, dunque, se no. Chiedo scusa. Quindi non era lei questo, non era nemmeno accorto. Comunque, allora. Visto che non se ne era accorto, ma l'avevo fatto, le chiedo scusa. Professore, io con lei non ho se mi fate rispondere. Il ministero sì, sono qui apposta a polizzare, allora, con lui e mesi si va avanti questo. Allora, modo. Guardi, intanto invoco un precedente autorevole a questo sorriso, per cui lo prenda con una dimostrazione di stima. Dunque. Per quanto riguarda quest'ultima parte, io non posso assolutamente rispondere se questo oggetto aveva o non aveva manico, come era fatto dietro, cioè, perché? Perché l'analisi di immagini, ripeto, va a guardare una cosa che non è altro che ciò che rimane dopo che si è sviluppata una certa forza fisica su un substrato, in questo caso biologico. Se io faccio una punta in un tassello di legno con un chiodo, oppure con un chiodo con, diciamo, dietro di sé un'astronave, io otterrò sempre la stessa figura di punta. Non potrò mai sapere esattamente cosa c'era, perché quello che c'era dietro non lascia segnali di sé. Ed è questo il punto. Poi, sul fatto che il buon senso faccia pensare una cosa o un'altra, io, così per sdrammatizzare, ricorderei Folks, che era un grande maestro della biologia, che diceva sempre ai suoi ragazzi: guardate che la cosa peggiore che può capitare a uno scienziato è di avere dall'esperimento il soddisfacimento delle proprie teorie, perché spesso qui c'è qualcosa che inganna. Allora, il buon senso è un ottimo strumento, ma non è uno strumento analitico, perché non segue le leggi della logica, ma segue quelle dell'intuizione, e quindi lo prenderei un pochino così con le pinze. Allora, visto che qui parliamo di analisi di immagini, cioè di numeri crudalmente brutali e nella loro schematica nudità, rimaniamo fermi a quelli. Io posso dire che sul radio del ragazzo francese appare una figura di lesività a forma triangolare, che è stata misurata dal professor Maurri nei termini di millimetri 10 per 12 per 2 e dal sottoscritto, pulendo al calcolatore l'immagine, in millimetri 10 per 13 per 2. Quindi c'è una piccolissima differenza. Questa figura triangolare è una figura che si approfonda all'interno per circa 2 mm. Quindi, se guardiamo questa figura da un punto di vista tridimensionale, si tratta di un tronco di piramide visto dal basso. D'accordo? Gli angoli alla base della piramide sono di 20 gradi e 20 gradi per quanto riguardano le mie misure, e verrebbero di 15 e 18 19 secondo le misure del professor Maurri. Quindi entrambi
comunque permettono di calcolare un angolo opposto al vertice sui 140 gradi, 137,5 e 140 gradi. Questa è, diciamo, la caratteristica di profilo dell'immagine piana, così come si presenta sulla superficie dell'osso e che corrisponde alla base della piramide. Poi, se immaginiamo adesso di guardare non l'osso dalla superficie esterna, ma trasversalmente, andiamo a vedere com'è fatta la piramide da un punto di vista di profondità. Sarebbe stato interessante a questo punto calcolare bene anche gli angoli con cui scende questa figura all'interno dell'osso. Soltanto che, visto che la figura scende per soli 2 mm, un errore del 5%, a cui facevo riferimento prima, toglie molto valore a questo tipo di misura. Però si può vedere che si tratta lo stesso di angoli acuti. In teoria a questo punto noi ci saremmo dovuti aspettare che cosa? Una piramide non più tronca, ma una piramide con un vertice finale, che, essendo gli angoli di ingresso acuti, dovrebbe essere di tipo ottuso. Però la piramide è tronca, quindi noi non sappiamo esattamente andare oltre, come una miniera in cui crolla una parete e non si sa che cosa c'è dopo. Perché il fondo è piatto di questa ferita, di questa forma di lesività? Su 2 mm si può dire molto poco. Possono essere detriti del periostio, possono essere cose che si sono messe contrapposte fra la punta e l'osso, per cui l'immagine si tronca, oppure ci può essere qualche imperfezione nello strumento che ha agito, per cui anziché avere una punta affilatissima lì, ha una punta un po' sbrecciata, qualcosa del genere, si crea uno stampo. Teniamo presente che nella relazione che noi abbiamo presentato le figure sono ingrandite, ripulite, sembrano cose grosse. Nella realtà pratica si tratta di una scheggina di un centimetro di altezza per 2 mm di profondità. Fare le misure lì è veramente un'impresa complessa. Quindi io direi che ciò che ho potuto empiricamente vedere adesso l'ho detto, però non posso assolutamente dire se lo strumento che ha fatto questa impronta, che ha causato questa impronta, fosse dotato o meno di manico. Questo assolutamente esula, diciamo, direi anche dalle proposizioni scientifiche con cui mi sono messo all'opera. Ho capito. E, però, insomma, conclusivamente, questo tipo di impronta, da lei verificata in questo modo, con queste caratteristiche e tutto il resto, è compatibile con quel tipo, con la ipotesi che lei, voi avete fatto circa il coltello che avrebbe provocato la scissione pubblica? Dunque, sì, qui la cosa è un po' complessa, perché noi abbiamo pensato, in base alla scissione pubblica, il coltello doveva essere dotato ad un tagliente molto robusto, considerando anche tutta la dinamica. Poi, soprattutto nell'ultimo caso, occorre ricordare che le dinamiche di taglio sono state numerosissime. Poi anche qui nessuno può dire un coltello più coltelli, non lo so, come ricordava prima il suo De Fazio, bisogna stare attenti a non prendere un dato, in questo caso di tecnica di laboratorio, e farne poi dopo una spiegazione di tipo generale. Per quanto riguarda il fatto della lesione a livello del radio, questo ci confortava nell'idea che si trattasse di un coltello particolarmente robusto. Su questo, diciamo, è l'elemento su cui siamo stati più d'accordo. Sicuramente di tipo speciale, non ordinario. Lo speciale ha portato a questa ipotesi, che diceva il professor De Fazio anche prima, di dire in quali termini lo possiamo qualificare come speciale nella stesura, senza con questo andare a dire noi possiamo provare che, e questo, zac, è la figura dell'oggetto. Del progressivo miglioramento del buon uso e del minore spreco nell'uso dell'arma da fuoco con riferimento ai vari delitti. Ora, questo è un discorso che per forza di cose
si prevede una valutazione complessiva di tutti i delitti. Comunque, in che vorrei venisse precisato meglio in che senso, anche se degli accenni sono già stati fatti per la verità, però vorrei venisse precisato un po' meglio in che senso. Con riferimento in particolare, questo discorso è stato fatto con riferimento alla zona del corpo attinta oppure alla migliore mira, insomma, ecco. Credo che la De Fazio, sì, che il problema che pone l'avvocato Firastò riflette quello che è stato per noi il problema di dire, di stabilire se la diversa tipologia di sparo rinviava necessariamente a più persone o se la diversa tipologia di sparo era compatibile ugualmente con l'ipotesi, malgrado la diversa tipologia, di un'unica persona. E abbiamo detto che era compatibile con l'ipotesi di una persona, perché noi abbiamo una persona che sparava prima al torace, una persona che poi sparava al capo, una persona che a un certo punto ha ottimizzato le sue capacità di sparare man mano che si progredivano i delitti. Questo non toglie, visto che dobbiamo qui appunto dare quanto più possibile una impostazione probatoria alla nostra perizia, che è stata fatta ex ante e nella quale verranno interrogati come testimone ex post, cioè ex ante e prima che ci fossero ipotesi processuali, dobbiamo chiarire questo, che noi abbiamo riscontrato nella casistica esaminate lesioni da arma da fuoco che riguardavano settori della corporeità diversi di volta in volta, ma dobbiamo anche tener conto, e ne abbiamo certamente tenuto conto, che non si trattava mica di bersagli fissi, si trattava di bersagli di persone che in qualche misura poteva muoversi, persone che in qualche misura poteva. Bene, malgrado questo siamo arrivati a dire che era compatibile con il fatto che lo sparatore fosse sempre una stessa persona. Ma vorrei che, ho fatto un lungo discorso per sottolineare che questo è stato un percorso che è partito dalla possibilità che fossero più persone, in quanto gli spari erano diversi. Sì, a parte l'unicità dell'arma e l'unicità dei stessi proiettili. E, da questo punto di vista, vi è mai capitato in tutti i casi, con particolare riferimento poi al caso relativo ai tedeschi, di riscontrare una pausa nell'azione omicidiaria di arma da sparo, vale a dire colpi sparati in successione non rapida, ma pauseggiata? Sì, non vedo sulla base di quale elemento di giudizio, se non in funzione... Collocazione dei bossoli. Come? La collocazione dei bossoli. La, no, vede, noi avevamo... la continuità o meno degli obiettivi, per esempio sui corpi delle vittime, sulla carrozzeria delle macchine e via. No, comunque non mi risulta, per quanto adesso gli anni siano passati, che ci sia alcun brano della relazione peritale dedicato a questo argomento, cioè se fra uno sparo e un altro da parte dell'ipotetico stesso sparatore e nei riguardi della vittima ci fossero degli spazi, perché vede, forse in tutto questo al massimo in un'azione programmata prima, cioè se su un certo numero di autopsie si tenesse conto di questa possibilità,
Bene, forse in un'azione programmata prima dai periti, i quali sanno di operare indagini autoptiche settorie su persone che sono suscettibili di essere state uccise da una stessa persona, si poteva fare, si sarebbe potuto forse fare da parte dei periti una valutazione seriata dei caratteri di maggiore o minore vitalità delle lesioni da arma da fuoco, ma non siamo in grado di rispondere a questo suo quesito. Da questo punto di vista è stato fatto, però credo, adesso, come? Voglio dire, le lesioni da arma da fuoco sono quasi tutte, sono tutte vitali, insomma. Ho capito, le lesioni da arma da fuoco sono state tutte vitali, cioè i periti che hanno fatto le autopsie non ci hanno dato atto che sono stati esplosi e colpi verso persone che non avevano più una circolazione sanguigna, per intenderci. Però da questo ad una seriazione dei gradi di vitalità praticamente non viene mai fatto le autopsie, se non dovrebbe venire fatto in funzione di un'ipotesi di una preipotesi di serialità degli omicidi. Comunque si parla spesso di colpi esplosi in rapida successione. Questa è un'espressione, direi, quasi costante. Comunque, ma non poi in funzione del parametro della vitalità delle lesioni. No. In funzione del setting. Cioè, se stiamo parlando di uno che ha ammazzato un altro, i colpi sono stati esplosi in rapida successione. Sì. Presidente, io vorrei che venisse mostrato, in particolare al professor Pierini, quel coltello sequestrato nel forno dell'imputato Mario Vanni, perché gli venisse rivolta la domanda che ho già rivolto al professor Maurri circa la compatibilità eventuale di quell'oggetto rispetto alle sue valutazioni ricavate da quella analisi di immagini grafiche. Signor Presidente, posso? Dica. Signor Presidente, con tutto il dovuto rispetto alla Corte e la dovuta osservanza e rispetto delle norme di legge che hanno previsto il codice di procedura penale, che ha previsto per il perito la figura di testimone, io mi permetto di far presente che se il perito deve testimoniare, è chiamato a testimoniare qual è la situazione di un fegato in un'autopsia, se è steatosico o meno, questa è una testimonianza. Se il perito viene chiamato a fare delle valutazioni, come è avvenuto in questa udienza, da un punto di vista semantico, adesso non essendo io un giurista, il termine di testimonianza mi sta molto stretto. Se poi mi si chiede di valutare in sede di testimonianza, cioè di fare una valutazione ex novo su un reperto, adesso io mi chiedo e mi permetto di chiedere qual è l'interpretazione della testimonianza, perché realmente trovo sarei proprio in linea con quello che sta dicendo il professor De Fazio. Come si può pretendere, mostrando un oggetto a questi signori oggi, i quali hanno fatto un lavoro completamente diverso, che ci possano dire qualcosa se non, mi scusi professore, non voglio usare il termine, delle chiacchiere? Cioè, come possono dare alla Corte e alla parte che ha fatto questa domanda delle valutazioni che assolutamente sono impossibili oggi, e non abbiamo alcun elemento per dire che quello che oggi ci possono riferire ha un valore nella nostra ricostruzione. Io apprezzo molto ciò che dice il professor De Fazio nel dirci: guardate, io teste di che cosa sono? Mi fate vedere qualcosa? Io non sono, sono stato perito di tutte altre cose. Le ferite le ho viste fino al punto che le ho viste, e ho visto delle fotografie, e ora mi fate delle domande sulla compatibilità dell'arma. Quindi io mi oppongo alla domanda, non tanto perché sia una domanda che non è proponibile, quanto è la risposta che non ha assolutamente alcuna possibilità di avere valore in questo processo. Mi oppongo. Io posso far presente solamente una cosa, che altre volte in altri periti l'arma che è stata sequestrata al Vanni, che non è l'arma del delitto, perché almeno questo non lo possiamo dire ora,
e quindi se è compatibile o non compatibile con certi tipi Presidente, di lesioni. Chiedo scusa, il perito Maurri ha fatto tutte le autopsie, ha visto tutte le ferite. Il professor De Fazio ci ha detto, ho assistito, se non sbaglio, all'ultima, ma fatta da altri. Quindi è ben diverso fare la domanda al professor Maurri che farla ai signori. Fra l'altro alcuni sono dei criminologi, degli psicologi. Insomma, allora, l'avvocato Fristò cosa voleva dire? Io volevo dire questo, Presidente, prima di tutto che i signori professori che sono lì hanno giurato con la forma dei feriti, non quella dei testimoni. E mi pare quello che hanno già fatto. Per quello che hanno già fatto. Allora diamogli una perizia. Diamogli una perizia al professor De Fazio. E lui... Si mi fa finire voglio dire, insomma, ha parlato. Siccome dovevano, fra l'altro, dare il giudizio, il giudizio lo può dare il perito, non il testimone. Se fossero... Professor De Fazio ha parlato di testimoni, perché in effetti può darsi, potrebbe questo essere, anzi è utile che il professor De Fazio abbia fatto questo intervento, così si precisa meglio il senso. Secondo me né il professor De Fazio né gli altri professori sono qui vesti testimoni, sono vesti di perito. Per quello che hanno già fatto. Per quello che hanno già fatto, in cui a un certo punto, e come tale però, essendo dei periti, nell'ambito delle loro competenze possono, secondo me, essere interrogati anche su punti che hanno a che vedere non soltanto lezione, fra l'altro assolutamente no, non soltanto al ristretto alveo della loro indagine, che è un'indagine, come lo dice il codice, di tipo ma parli dopo, abbia pazienza, invece interrompermi ogni 5 minuti si perde più tempo, dopo lei fa le sue osservazioni su quello che dico, se il Presidente glielo consente, ma così diventa una specie di dialogo antipatico. Ecco, ora io ho fatto questa domanda, come l'ho fatta al professor Maurri, con riferimento all'omicidio dell'85, per queste ragioni. Primo, perché per l'appunto, con riferimento a questo omicidio dell'85, se non direttamente incaricati delle indagini tipo necroscopico e delle indagini tipo medico legale, questi periti, a differenza degli altri casi, in questo caso proprio sono intervenuti anche loro direttamente, assistendosi alla necroscopia che a delle successive analisi svolte dai periti incaricati specificamente nel campo. Con questo in particolare in più che riguarda il professor Pierini, il quale ha esaminato per l'appunto un aspetto di una lesione, quella al radio del giovane francese, in cui in qualche modo, ricercando in qualche modo, dalla conformazione di questa ferita a stampo, ricercando in qualche modo delle caratteristiche dell'arma. Tanto, come si è visto prima, pagina 60 della relazione, da indicarle queste caratteristiche e indicarle in un modo abbastanza particolareggiato, sia pure a livello di ipotesi. Ora, ancora a livello di ipotesi, come qui noi abbiamo un certo oggetto, io credo che rientri nell'ambito di queste considerazioni, facendo persino a meno di dire a loro, se non è il caso possiamo anche fare a meno di dirglielo, che quella è un'arma sequestrata a un certo imputato di questo processo. Qui si tratta semplicemente di chiedere, secondo voi, questo oggetto conformato così come voi lo state esaminando in questo momento può essere ritenuto compatibile rispetto a quelle vostre considerazioni fatte a suo tempo in questo modo nella vostra relazione peritale? La domanda di questo genere mi sembra più che ovvia. Se poi i periti ci dicessero non possiamo dire né sì né no perché è necessaria una perizia in proposito, allora da questo la Corte ricaverà, ai sensi dell'articolo 507 del Codice di Procedura Penale, ovviamente delle considerazioni per quello che dovremo fare dopo. Perché noi qui abbiamo un certo oggetto che un certo testimone, tanto per non far nome il dottor Giuttari, ci ha detto, nascosto addirittura, dentro un forno, con tutte queste implicazioni suggestive relative al nascondimento, all'oggetto di un certo tipo e tutto il resto, abbiamo questo oggetto
che sta un po' lì per aria, che però può influire, secondo il parere di questo difensore, anche nelle decisioni della Corte, in senso negativo per l'imputato o positivo, non lo so, comunque può influire, rispetto al quale nessuna considerazione di carattere medico legale peritale è stata fatta. Se questi signori, esaminato l'oggetto, ci dicono, scusi avvocato, però questo coltello, ne ricaveremo, anche io ne ricaverò delle considerazioni. Scusi avvocato, questo coltello non viene indicato in nessuna parte del processo come arma del delitto, chiariamo. Ma allora che ci sta a fare, lo so. Quella è un'altra storia, se non sbaglio il caso, c'è tante cose inutili, ci sarà anche quello. Presidente, lei si ricorderà benissimo in questo coltello, io non ho pugnato, quindi fronte a quello mi sono sbattuto. Ho capito, però da qui a dire che l'arma del delitto se ne passa. Quindi io so benissimo che quello non può essere l'arma del delitto. Il primo a essere convinto di questo sono io. Ma allora che ci sta a fare? Perché se ne dopo manderemo via tanta roba inutile. Signor Presidente, prima che si passi all'altro vorrei chiarire una cosa. Dica, professore. Cioè, il chiarimento che va fatto è questo. Noi non abbiamo... anche ritengo, chiedo conferma al collega Pierini, ritengo che l'indagine che noi abbiamo impostato sul piano della cosiddetta realtà virtuale abbia tenuto esclusivamente conto dei verbali di autopsia dell'ultima perizia, cioè nessuno di noi ha partecipato, cioè io ho partecipato al sopralluogo chiamato dal pubblico ministero con alcuni dei miei collaboratori. All'indomani mattina mi sono recato all'abitorio mentre il professor Mauri e altri facevano dossier, ho dato uno sguardo che mi interessava la problematica generale, punto e basta, perché a un certo punto non eravamo stati noi personalmente incaricati del compito di svolgere. Quindi noi non possiamo assolutamente, ma non per un fatto formale, anche per un fatto sostanziale, riferire nulla che riguardasse l'esame del cadavere, perché l'esame del cadavere non era stato a noi demandato, se non quello di sopralluogo per vedere posizione di disegno. Quindi era un equivoco da chiarire, perché sennò si dava per scontato che noi avessimo partecipato alle operazioni peritali per l'ultimo caso, non avevamo veste né incarico per farlo. Ma se anche l'avessimo fatto, evidentemente i dati che avremmo raccolto, infatti quando siamo andati a dire era per vedere un esame generale di vittime, dato della lesività in generale e non certo qualcosa di particolare che potesse riguardare l'uso dell'arma. Noi invece abbiamo omologato i dati, raccolto i dati di tutti i verbali di autopsia per fare le valutazioni delle quali ha parlato. Questo cosa volevo dire? Ma Presidente, io volevo sostanzialmente attenermi alla valutazione che ci ha fatto il perito professor De Fazio. Noi abbiamo fatto una perizia su alcuni fatti, quindi oggi, non avendo alcuna possibilità di dire niente come testi su quei fatti, su coltelli o altri elementi, l'unica strada, se ci fosse, a parere del PM, è quella di fare una perizia, se del caso. Io perizie, se si devono fare perizie ex 507, decida pure la Corte, però mi oppongo formalmente e fermamente a che, come giustamente ha fatto notare il professor De Fazio, sia chiesto a questi periti del PM per fatti diversi valutazioni su elementi sui quali assolutamente non hanno la possibilità concreta di illuminare niente alla Corte, primo perché non hanno assistito alle autopsie come ci ha spiegato il professor De Fazio, secondo perché questo coltello lo vedrebbero ora e quindi se una domanda va fatta ex 507 ove è ammissibile. Io su questo sono remissivo, però non certo sulla domanda o su mostrare coltelli a questi periti. Le altre parti? Presidente, scusi, una cosa, avvocato Colau, buongiorno signori. No, su questo punto, Su questo punto ho dato il buongiorno. Dicevo, per quanto riguarda, Presidente, i lavori fatti dall'equipe del professor De Fazio, questi sono stati, viceversa, molto accurati, perché dagli elaborati si evince e dalle figure 65-66, che anche se non sono in scala, con la famosa piramide, non è in scala, però che è stato fatto un lavoro sull'osso, sul radio del ragazzo. Quindi quell'impronta stampa è di un'importanza determinante, quindi non si può passare oltre senza fare vedere
quelle armi bianche che del resto furono fatte vedere già precedentemente. Ora ci troviamo di fronte a periti qualificati, io mi riferisco al professor Pierini, il quale ha fatto un lavoro di tutto rispetto, accurato, d'intuito, ha seguito delle tracce, non le abbandonate, e quindi, viva Dio, qui siamo per ricercare la verità, da qualunque parte debba venire. Non ci importa se sia il coltello o sia un'altra cosa, se sia quello o quell'altro, ma se, e se qualora fosse. Ma abbiamo però non tante titubanze come era prima, minna e su e giù, e quindi si può essere, ma dovremmo avere una risposta ben precisa. Quindi in questo, dico la verità, mi associo col collega Finale. Quindi lei dice anche fargli vedere anche il tincetto. E anche i miei colleghi devono essere fatte vedere anche ora. Lei parla anche del tincetto. Certo, Presidente, su cui in controesame mi soffermerò ancora per controesaminare il professor Pierini, perché devono venire ancora l'avvocato Grandai. Ma signor Presidente, questo rispettabilissimo collegio peritale in pratica ha già risposto alle istanze, alle ansie giustissime fra l'altro dell'avvocato Filastocele, e cioè nel senso che ha risposto di non poter rispondere. Quindi noi stiamo perdendo ancora una volta tempo, Presidente. La stessa domanda sulla compatibilità fra l'arma sequestrata al Vanni e la morfologia delle ferite è stata già fatta al professor Maurri, giustamente. Il professor Maurri ha risposto sulla compatibilità. Professor, sì! No, lasciamo stare, sono verbale. Smettete le cose, no. Facciamo le registrazioni. Ha detto proprio incompatibile, aperte virgolette, proprio incompatibile non è. Ha detto, vabbè. Via, lasciamo stare cosa ha detto. Presidente, io sentire anche gli altri. Io mi meraviglio di questo. Presidente, io esprimo la mia opinione personale, cioè dico questo, che le domande non è che in un processo penale, in un dibattimento si possano fare tutte le domande possibili e immaginarie proprio al fine della ricerca della verità. Vanno selezionate le domande in conferenti, impertinenti, suggestive e fra l'altro anche inutili, come in questo caso, da quelle effettivamente conferenti ed utili. Le stesse domande sono state fatte a quel perito che ha fatto tutti gli esami autoptici, e di conseguenza voler ritornare sulle stesse domande di fronte a un collegio il quale ha già detto di non poter rispondere mi sembra assolutamente inconferente e inutile. Siamo diversamente perché la ferita sullo stampo è stato un dato certo, e il professor Maurri ha detto che lui non si poteva pronunciare perché non aveva esaminato l'osso. Altre parti? Nessuno. Avvocato, bene. Avvocato Pellegrini ritiene più semplice e più concludente porre la domanda, sentire la risposta e andare avanti. Sono l'avvocato Voina, io credo che in questo caso sia abbastanza chiaro a difesa da testimone e perito. Nel nostro ordinamento non è come l'ordinamento inglese, nel nostro ordinamento il consulente tecnico, il perito va su un tema specifico che è stato posto. Su questi temi non sono stati posti e quindi secondo me non è esatto fare questo genere di domande a questi consulenti tecnici. Quindi mi associo comunque al pubblico ministero in ordine all'opportunità eventualmente di fare una perizia 507.